amici di Valdo TV, i mercatini di Natale a Segusino. E il Natale è alle porte. Andiamo a sentire le persone che cosa ne pensano. Come sono i mercatini di Natale di Segusino? No, mi sembrano belli, non sono male. Noi è la prima volta che veniamo qua e veniamo anche come venditori, che abbiamo il nostro stand qua. Cosa vendete? Noi vendiamo, insieme al nostro amico qua, vendiamo tutta la robina di Natale. Sono oggetti artigianali? Sono oggetti artigianali fatti biologici, perché praticamente sono tutte cose trovate nel bosco. Sono andati via, c'erano i tappi che erano fatti, c'erano delle renne simpatiche fatte con i tappi del vino, tutte queste cosine qui, fatte la sera così in casa. Come hobby? Come hobby, sì, come hobby, come passione. Che cosa espone? Io espongo oggetti in legno, faccio giochi per bambini, castello, spade, dopo abbiamo piccoli oggetti di artigianato, sì. Per l'occasione. Tutti fatti a mano da lei? Regolarmente, esclusivamente a mano. È per lei un lavoro o più una passione? Più una passione, che è diventata anche un lavoro, però resta comunque una passione. Lei che produce questi giocattoli di legno, cosa ne pensa dei giochi che oggi hanno i bambini? Beh, penso che se i bambini potessero scegliere, tornerebbero a questi giochi. Specialmente se avessero possibilità di spendere, cioè sceglierebbero questi giochi, perché vedo che qua non si perdono, i bambini giocano anche delle mezz'ore e i genitori li ritrovano anche se sono in giro. E stimolano di più sicuramente anche la fantasia? Certo. Sicuramente, perché io avevo dei nipoti, no, avevo, li ho ancora, quando erano piccoli, quel primo castello che ho fatto, che era 20 cm per lato più grande, hanno, diciamo, passato diversi anni della loro gioventù. Ci racconti che cosa espone qui nel suo spazio? C'ho degli sgabelli, delle sedie, seggioline, un po' misto, dai, diciamo. È il suo lavoro o è più un hobby? È un hobby, un hobby. Chi le ha insegnato a costruire queste bellissime sedie? Ma questo io ho imparato ancora da bambino, poi sono andato a lavorare, andato in pensione e mi sono messo di nuovo. Siamo qui con un artigiano. Che cosa sta producendo esattamente? Cesti in ferro di una volta. E dove hai imparato a costruirli? Ho imparato da mio cognato. Guardando mio collega, il scheletro lo fa lui, il scheletro del cesto, e io l'impaio. Ok, fa il bordo. Sì, okay. Tutto intorno, l'ha fatto a mano, poi anche la gente vede che facciamo a mano. Una volta con questi cesti si faceva sgocciolare l'insalata, no? Sì, saliva questi qua così una volta. Metteva dentro l'insalata e dopo girava e sugava l'insalata di una volta. Quali sono le sue opere d'arte? Guarda, vedi tutto, un po' di tutto. Basta a vedere. Seconda della sua fantasia? A seconda fantasia, anche della richiesta, soprattutto anche della richiesta della clientela, perché le cose a casa ho delle robe che mi tocca tenermi, perché le fatte da fantasia, le fatte da concorso, le fatte da potete fare simposi e roba così, le opere un po' particolari che non sono commerciabili, diciamo. E le espone queste sue opere d'arte o...? Sono vista, ho il tesserino da vista e non è che ho un negozio che espone. Però ho, per esempio, un sacco di maschere a casa che ho partecipato a concorsi che... Chi me le richiede le espongo. Mi sta parlando di diversi tipi di legno. Esatto. Quale legno preferisce? Beh, guarda, diciamo che il legno più tenero è il cirmolo. È un pino che cresce in montagna a quota 1600 metri, sopra i 1600 metri. A differenza dell'abete, il pino cembro ha l'ago più lungo. È un po' più tosso dell'abete, invece che andare su tanto a punta, è pieno di rami ed è caratteristico proprio perché c'è un sacco di nodi ed è profumato, un legno molto profumato che si presta alla lavorazione, no? Per esempio, se fai un crocifisso col cirmolo, riesci a fare tutti i particolari del naso, di tutti i particolari piccoli, senza che scheggiano.
E in più ha il pregio che dura nel tempo anche all'esterno, perché per esempio i capitelli che facciamo per mettere in montagna all'aperto, no? Fai la tortura in larice, perché l'arice è un legno che non beve, perciò non marcisce. Dentro metti un crocifisso di cirmolo e ti dura 40-50 anni, no? Che cos'è questo oggetto? Questo è un moleta, noi lo chiamiamo moleta, è un vecchio sistema, una vecchia macchina per affilare i coltelli, coltelli e qualsiasi lama da taglio. Che accortezze bisogna avere quando si affilano i coltelli? Affilare il coltello, prima di tutto bisogna sapere a cosa serve il coltello, perché ogni coltello ha la sua funzione, sapere come va, per cosa si usa, se si usa per tagliare ossa, se si usa per tagliare carne e così via. E dopo ci vuole l'esperienza e la sensibilità di chi lavora, insomma, come tutti i lavori un po' artigianali, ci vuole un po' di manualità. Ecco. La signora di 90 anni mi ha insegnato a fare i scuffons, che sono questi, le loro scarpe tipiche, qualcuno le chiama scarpette o friulane, dipende. E che particolarità hanno queste scarpette? Queste scarpe originariamente sono fatte con tutti i resti sgualciti di stoffa sotto, poi abbelliti con questa stoffa nera e molto solide, tanto che le usavano come scarpa a Erto. Hanno la particolarità di essere fatte a punta, mentre i scarpè sono tondi. E poi loro ci facevano il loro fiorellino e ogni famiglia aveva il suo particolare fiorellino e li portavano anche d'inverno coi calzettoni di lana. Fa la 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 la